Spirito, aspettiamo un attimo. Andiamo. Già oltre l'ora. Dunque, benvenuti a tutti, io introduco un attimo, poi il taccio qua no. Prendo lei. Prendo, sì. Ho anche quello portato. Se passa. Sorry. Dunque, benvenuti a tutti di nuovo. Questa è la sesta seduta del mio percorso di ricerca e l'ultima di questa tornata di due giornate. E ho pensato di organizzare questa tavola rotonda, anche se rettangolare, insomma, e, con tre studiosi di religione e spiritualità orientale, perché mi interessava da una parte approfondire il legame che sussiste tra le ecologie occidentali nostre e le regioni orientali, perché a volte in maniera un po' ingenua o poco motivata si fa riferimento alla spiritualità orientale come fonte di una tematizzazione del rapporto uomo-natura in senso ecologico, in senso ecoico. Comunque una fonte da cui attingere, no? Ecco, allora mi interessava mettere a punto un po' quanto davvero in queste forme di spiritualità e di religione la concezione del rapporto uomo-natura è tematizzata rispetto alle problematiche ecologiche odierne dell'Occidente, che cosa effettivamente possono aiutarci a capire, come possono aiutarci a prendere posizioni di tipo normativo, etico, filosofico, teologico. Per questo, non sapendone quasi niente, ho deciso di appunto organizzare invece che uno o due studiosi una tavola con tre studiosi che vado a presentarvi. Moderatore e introduttore Paolo Trianni, che insegna al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo e laureato in filosofia e poi teologia anche. Due dottorati, sì. Due dottorati. E ha curato fra l'altro da poco questo volume con Giovanni Salmeri e Enrico Garlaschelli, Economia, Ecologia, Speranza per i nostri giorni, che sono gli atti del convegno di Piacenza Teologia dell'anno scorso, per cui ha manifestato un interesse verso l'ecologia e da molti anni si occupa di dialogo interreligioso e spiritualità transconfessionale, diciamo così, in soldoni. Vinicio Busacchi dell'Università di Cagliari insegna filosofia teoretica, si è formato sul pensiero di Paul Ricoeur, a cui continua a dedicare molta attenzione, e viene appunto dal convegno di Ricoeur direttamente qua, su Ricoeur, scusate. E, è buddista e recentemente ha pubblicato per Mimesis questo volume Tra ragione e fede, interventi buddisti, e mi ha detto che ne ha in preparazione un altro sempre sul buddismo. Buddista di una determinata scuola buddista, per cui a lui chiederei davvero di dare una visione da parte di un buddista, ma con formazione filosofica, di questo problema. Invece Federico Squarcini, che è laureato in filosofia, si è formato poi a Bologna e in America, però poi ha fatto una tesi di storia e si è specializzato in storia e sociologia delle religioni del Sud Asia. E ha insegnato a Firenze, adesso ha due cattedre a Venezia, una di sanscrito, lingua e letteratura, sono due insegnamenti, diciamo, lingua e letteratura sanscrita e religioni e filosofia. E lascio la parola a loro, prima di tutto lascio la parola a Paolo Trianni, visto che sono a presentare. Federico Squarcini pubblicato sul tema della ricezione occidentale di tematiche orientali, Ex Oriente Luxuria, che ho trovato molto interessante. I riferimenti all'ecologia lì sono credo più sporadici, però ecco, l'impianto generale mi sembra che vada nella direzione su cui io auspico che si possa lavorare questo pomeriggio. Allora, buonasera, grazie a Damiano Bondi e grazie alla Fondazione, che sono veramente gentilissimi, un'accoglienza straordinaria. Io pensavo di cogliere l'occasione, visto che sono delle regioni differenti, di fare una
ne parlavo 20 minuti, ma insomma, di fare una sorta di filosofia comparata. Poi, proprio perché sono abbastanza fresco di un convegno sull'ecologia che abbiamo fatto a Piacenza, a Teologia, eventualmente nel dibattito, visto che saremo qui fino alle 6:30, riprendo quello che dissi a Piacenza, perché lì in quell'occasione cercai, insomma, insieme ad altri, di fondare una teologia dell'ecologia. Quindi io farei prima un discorso filosofico spirituale, generale, in modo che mi possa confrontare anche con il buddista e con l'indù, fra virgolette, e poi ecco, anche parlare di ecologia successivamente. Devo dire che questo incontro che Damiano ha pensato è veramente molto bello, perché mette in comunicazione tre voci religiose differenti, no? Il cristianesimo, l'indù e il buddismo. E c'è veramente un grandissimo bisogno di dialogo interreligioso, un bisogno storico, e ancor più di filosofia comparata. È necessario che si faccia comparazione filosofica anche per migliorare il dialogo e le relazioni tra le religioni. Io rappresento qui la voce cristiana, però appunto non parlerò di dottrina cristiana, di dottrina teologica, e presento invece una cosa che io ritengo abbastanza inedita, la filosofia cristiana indiana, che è una pagina nuova della filosofia, a mio avviso anche molto interessante. E mi piacerebbe che quello che io dico potesse essere, come dire, confrontato con l'esperto Busacchi, che ho conosciuto già a Sedilo e ha avuto modo di leggere il mio libro su Henri Lesseau, mi ha fatto delle osservazioni veramente straordinarie che spero che diventino una recensione prima o poi, ecco. E poi con Sperancini, che ha un'autorità, insomma, in indologia. Dico che questa filosofia cristiana indiana è veramente una pagina nuova ed interessantissima di filosofia, e lo dico sulla base di alcuni lavori che ho svolto negli ultimi anni su Henri Lesseau, non so se lo conoscete, un monaco francese che ha vissuto in India e ha preso il nome di Swami Abhisittananda ed è arrivato a fare esperienze mistiche straordinarie che poi lui ha cercato di rileggere in chiave cristiana e trinitaria. E di Jules Monchanin, che era il suo compagno in questo monastero che si chiama Shantivanam, c'è ancora oggi, è camaldolese, ed è il primo monastero cristiano che però è strutturato come un ashram indù, e si fa quindi una liturgia anche mista, se volete, insomma. E Jules Monchanin è un filosofo di primo livello, di primo piano, un amico di Lubach, di Mounier, insomma. Se non avesse fatto in missionaria aveva un futuro come accademico che lui rinunciò, insomma, ecco, non volle. Ecco. E Jules Monchanin, a mio avviso, è il vero fondatore di questa filosofia cristiana indiana. Negli anni 30 lui ha posto le premesse di questa comparazione tra il pensiero cristiano, la metafisica cristiana e quella indiana. O meglio, all'epoca c'erano due scuole. C'era la scuola di Calcutta, cosiddetta di Calcutta, fondata da due gesuiti, Dandò e Johns, i quali però avevano un approccio molto diverso dal suo. Si può parlare di scuola perché Dandò e Johns, che erano due gesuiti, hanno poi lasciato la loro eredità a Richard Desmé, un altro gesuita belga, ed è poi stata raccolta da una suora scozzese, Sarah Grant. Ecco. Quindi c'era già una scuola, un filone di comparazione tra cristianesimo e induismo. E la caratteristica di fondo è che l'approccio era prettamente tomistico. Si faceva un confronto tra Shankara, che è il massimo filosofo dell'India, insieme ad Abhinavagupta, con Tommaso, su basi tomistiche. Tant'è vero che un autore di riferimento era anche se poi è rimasto in Francia, Olivier Lacombe, che era un collaboratore stretto insieme ad Anawasi, a Gardin, insomma, di Maritain. E ecco, questa scuola era nata ai primi del Novecento ed era abbastanza florida. E pensate che siamo in piena epoca preconciliare, c'era da poco l'Eterna Patris, no? Il modernismo, quindi fare riferimento a Tommaso era normativo in un certo senso. Ecco, arriva Monchanin e inizia una scuola, un approccio alla metafisica indiana completamente differente. Perché Monchanin ha creato questo nuovo indirizzo a cui io riconduco, oltre a Lesseau, che era l'amico e compagno, anche Pete Griffiths, che forse conoscete,
Sicuramente conoscerete Raimon Pannica, no? Pannica che anche in un video su YouTube che potete consultare confessa apertamente di essere, di dipendere insomma da questa scuola, da queste figure. Ecco, non voglio fare torto a nessuno, ma certamente questi autori devono molto, hanno fatto un pezzo di strada molto importante grazie a Monchamin. Cioè, certe intuizioni che lui ha avuto, loro le hanno raccolte e sviluppate ulteriormente. Ecco, e se la scuola di Calcutta si basava su Tommaso, questa scuola di Shantidana ha tutt'altri riferimenti, perché Monchamin ha pensato bene di impostare un confronto con la sfida metafisica dell'India appoggiandosi in primo luogo al neoplatonismo. In primo luogo Gregorio di Nissa, era l'autore da lui più stimato e più amato. Poi la mistica Renano Fiamminga, quindi Eckhart e Ruysbroeck, che molti hanno paragonato anche al buddismo zen, no? Poi Emil Mesh, la dottrina del corpo mistico, che era degli anni 30-40, insomma, molto importante, e poi Blondel e Teilhard de Chardin, soprattutto Teilhard de Chardin. E in finale il personalismo. Ecco, Monchamin non è conosciuto come filosofo personalista, non è conosciuto come tra i fondatori di Esprit, in verità lui è tra i fondatori di Esprit, perché faceva parte della scuola lionese di filosofia e del gruppo coordinato da Jacques Chevalier, che è poi il maestro di Monet, e tutte le persone che hanno gravitato intorno a queste due scuole sono poi confluite in Esprit, insomma, ecco. E lui, essendo sacerdote anche più anziano, ha veramente dato un suo contributo a questa rivista, a questo indirizzo. Quindi lui ha fatto un confronto con l'India basandosi non più su Tommaso, ma sul personalismo. E quella con l'India è veramente una sfida così polarizzata che può essere rappresentata in termini dialettici, quello che io ho cercato di fare schematicamente, perché l'India, credo che convenga con me Squarcini, veramente concentra e riproduce tutte le eresie che la Chiesa ha incontrato in 2000 anni di storia. Dal solipsismo, il monismo, il panteismo, il pelagianesimo, il cretismo, insomma, si ritrovano tutte queste eresie nella dottrina indiana. E direi che schematicamente si può riassumere questa sfida in tre grandi ambiti: la visione del cosmo, quindi la cosmologia, la visione, la comprensione dell'uomo, quindi l'antropologia, e poi la comprensione di Dio, la teologia. E per quanto riguarda la cosmologia, il pensiero cristiano si deve sostanzialmente confrontare con l'idealismo indiano, che è riassunto dal concetto di Maya, di illusione cosmica. Tant'è vero che io la metterei in questi termini: Maya versus, userei la categoria del versus, no? Incarnazione, cioè creazione-incarnazione. Perché appunto la concezione del cosmo come illusorio, anche se poi la Maya può essere letta in termini differenti, insomma, nelle varie scuole, però sta a significare che non ha una reale consistenza, e quindi si va a contrapporre al concetto biblico di creazione e soprattutto quello di incarnazione, perché Teilhard de Chardin soprattutto ha letto il Cristo come un reificatore del cosmo, era lui che dà veramente realtà al cosmo, consistenza, sostanza, forma. Un'altra categoria, insomma, un'altra chiave dialettica può essere quella tra shunya, il concetto di vuoto, vacuità, e invece il concetto di pleroma, il concetto paolino di pleroma, la pienezza. Il fatto che al vuoto, che è inseguito dalla mistica indù e buddista, viene contrapposto il pieno, rappresentato dal Cristo più il mondo. Un'altra chiave dialettica oppositiva è quella tra l'acosmismo e la storia, perché voi sapete che le religioni orientali fuggono il cosmo, fuggono la storia, c'è una via in diagonale verso fuori, verso l'abbandono di tutto. Invece il cristianesimo è una religione storica, si fonda su un evento storico e si pone con un obiettivo escatologico, che è il regno di Dio, che, come insegnano gli esegeti, non va letto metaforicamente ma come una realtà storica concreta, un impegno storico per l'avvento del regno. Per quanto riguarda l'antropologia, occorre confrontarsi col panteismo, col monismo indiano,
E qui una contrapposizione è quella tra Atman e persona. Cioè, l'India, anche se il buddismo nega il concetto di Atman, insomma, si fonda sul concetto, questa essenza divina interna all'uomo, che è poi identica all'essenza di Dio. E tra le critiche, tra gli appunti che più spesso vengono criticamente, vengono più spesso rivolte all'India, è quello di misconoscere il concetto di persona. Negare la persona vuol dire negare l'alterità, negare il diverso e in sostanza negare l'amore. Diceva Jules Monchanel, questo autore che vi citavo, che l'India rende l'amore un assurdo. Perché diceva così, no? Perché su un piano orizzontale, se l'altro non è reale, non ha una vera personalità, perché quello che conta è la sua essenza, che è identica in tutti quanti, come faccio ad amarlo, no? E su un piano verticale, se io sono Dio, come faccio ad amare, no? Quindi da questo punto di vista rivolgono questa critica. E legato a questo c'è appunto il concetto di Advaita, la non dualità, Advaita. Il fatto che tra Dio e l'uomo non ci sia nessuna differenza ontologica. E c'è appunto il concetto di Atman che è identico al Brahman, no? All'assoluto. Ora, non è che manchi nella mistica cristiana, questi scenari, basta leggere San Giovanni della Croce, oppure Eckhart, Ruysbroeck, però certamente anche quando Eckhart parla di fondo dell'anima, che è identico al fondo divino, c'è comunque uno scarto, una differenza ontologica, no? E qui quindi io parlerei piuttosto di identità o Advaita versus identità nella differenza. Perché appunto, anche qui legato a questa ulteriore prospettiva, c'è il concetto di Purusha, cioè un'essenza divina che è in sé immutabile nell'uomo, secondo l'antropologia indiana. E invece il cristianesimo conosce, anziché questa immutabilità, il dinamismo, l'evoluzione, la progressione, no? L'Evangelista parlava di epestasis, no? La tensione infinita verso Dio che non finirà mai, durerà in eterno, anche nella dimensione scatologica. E Théâtre Chardin parlava di cristogenesi, il cosmo tutto che deve generare il Cristo, il cristico. E c'è questa evoluzione verso Cristo che ogni uomo, ogni coscienza deve fare. E quindi in questo caso la contrapposizione è tra Atman, cioè l'atma o Purusha verso la deificazione, che è cosa ben diversa dalla divinità, insomma. Per quanto riguarda la teologia, la sfida dialettica più grande, le cose che dico riguardano sia l'induismo che il buddismo, in generale, anche se poi ci sono differenze sottili, è riguardo l'impersonalismo. Se l'India nega la personalità di Dio, Dio come persona, almeno la Advaita Vedanta, all'opposto il cristianesimo si fonda non tanto sulla personalità di Dio, ma sulla tripersonalità di Dio, talmente persona che si è incarnata. E anche per quanto riguarda il concetto di uno, sia nel senso del Parmenide di Platone, sia nel senso di Plotino, o anche di quello di Eka, che si legge nei Veda, concetto di uno, si contrappone a questo concetto monistico e semplice di Dio, si contrappone il tre. Quindi in questo caso l'antitesi è uno versus trias. E anche se ci sono stati da parte di alcuni filosofi cristiani un tentativo di raccordare la Trinità cristiana col Sat, Chit, Ananda, essere, coscienza, beatitudine, di cui si legge nelle Upanishad. Un'altra ultima contrapposizione è quella tipicamente mistica tra l'unione con Dio immediata, senza mediazioni, e quella mediata. Cioè, mentre l'Indù cerca unione con Dio attraverso la meditazione, la yoga, che è un percorso, come dire, pelagiano, senza mediazioni di sorta, il cristianesimo invece è una religione, è un percorso ascetico mediato da Cristo, dalla scrittura, dai sacramenti, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso è mistica dell'unione immediata versus mistica della partecipazione immediata.
Anche se, come dire, questa dimensione non c'è niente di nuovo, c'è anche in Plotino, no? Plotino che si poneva l'aggiungimento dell'uno, se io mi voglio unificare con l'uno, lo faccio con i mezzi del due, no? In realtà io sto accentuando, proiettando la dualità. Se io cerco, se io pongo Dio come altro rispetto a me, rimango nel regno del due, quindi non arrivo all'uno, al Dio uno. Per dire adesso, rifacendosi a Henri de Sol, rifacendosi a questa prospettiva sia neoplatonica che vedantica, un giorno lui, che era un monaco e un prete, arrivò a formulare una frase durissima. Disse: la Chiesa è il principale ostacolo tra me e Dio, tra gli uomini e Dio. Si spiega questa frase se uno ha come background questa prospettiva di Plotino e di Shankara. Poi ovviamente lui ha corretto, ha cercato di correggere questa frase, ecco. Non so nei dettagli, se no non rientro nei 20 minuti. Però è vero che le religioni indiane, induismo e buddismo, hanno un sottofondo di assolutismo e di relativismo. Cioè, quando anche si accettasse il valore delle scritture o dei riti, sono dei momenti di passaggio che poi vanno accantonate, vanno messe da parte. E poi non c'è la figura del mediatore come c'è nel cristianesimo, perché l'Ishvara dell'induismo o il Bodhisattva, no, del buddismo, o anche i concetti di avatar, queste divinità incarnate, non si possono paragonare al Cristo, no, la seconda persona della Trinità che si incarna. Hanno tentato di fare dei parallelismi, però insomma non reggono più di tanto. Insomma, io ho cercato di presentare, quindi in estrema sintesi, questa filosofia cristiana indiana attraverso questo chiave dialettica, e vi do alcuni nomi per fare insomma, un quadro anche storico. Il primo nome da fare è un certo Brahmapanda Upadhyaya. Era un brahmano convertito che ha vissuto tra l'800 e il 900, il quale per primo ha avuto l'idea, l'intuizione di incarnare il messaggio cristiano in India attraverso Tommaso e di fondare anche un monachesimo interreligioso. Ovviamente per i tempi la sua iniziativa era troppo audace, venne anche a Roma a difendersi, ma fu tutto inutile, e quindi è morto poverissimo e solo, ma più cristiano che mai, dicono i testimoni. Poi ci sono questi due gesuiti che vi menzionavo, Dandò e Johansson, che hanno fondato questa scuola di Calcutta, i quali però leggevano l'ontologia di Shankara distinguendo tra essenza ed esistenza, quindi davano già una chiave tomistica a Shankara, e quindi non credevano che l'ontologia di Shankara fosse realista. Questa è una differenza che poi vi dirò con Moshanel. E a loro si è poi unito Richard Desmet, che insieme a Tommaso ha recuperato lo pseudo Dionigi. Lui paragonava Shankara allo pseudo Dionigi, dicendo che Tommaso non è veramente, cioè Shankara non è veramente un apofatico, ma è un teologo dell'imminenza, dell'Ibra. E Sarah Grant ha continuato il percorso di Desmet e ha cercato di riscontrare in Shankara, facendo alcune interpretazioni dei suoi testi, il concetto di relazione. E poi si arriva ad Henri Lesson, che era molto stimato da Sarah Grant, ma l'approccio di Lesson è stato prettamente esperienziale, mistico. Non è che gli mancasse un'intelligenza teologica di primo ordine, però lui ha sostanzialmente capito l'importanza di calarsi direttamente nell'ascesi indiana, e lui sostanzialmente ha letto l'Advaita, questa famosa non dualità, questa unione senza dualità con Dio, in chiave cristologica. È morto con una frase fortissima, lui è morto dopo un'esperienza mistica straordinaria. Gli venne anche un infarto, insomma, dopo mesi in ospedale morì, affermando: il Cristo per me sono io. Arrivò proprio ad una non dualità con Cristo. Lui, come dicevo, era
un mistico dell'apofatismo radicale, diceva per esempio che il teolegumeno, cioè la riflessione su Dio, sulla Trinità, non coglie mai l'essenza, quello che conta è l'esperienza reale, vivere. E lui, dopo aver molto sofferto l'impossibilità a conciliare queste due religioni, ha trovato negli ultimi anni di vita una sorta di sintesi appellandosi alla dottrina di Gaudapada, che era maestro del maestro di Shankara, che però attingendo anche testi che veniva in origine dal buddismo, questa prospettiva dei due livelli, no? Sono due livelli di verità che non vanno messi in contrapposizione, il livello saguna e il livello nirguna, quello storico e quello assoluto. Bene, mi soffermo un pochettino di più su Jumon Chanel, perché è, come dicevo, l'autore che a mio avviso ha veramente fondato questa filosofia cristiana indiana ed è un fondatore della filosofia comparata delle religioni. Lui aveva questo approccio molto diverso rispetto alla scuola di Calcutta e le due novità di fondo che apportava erano questo approccio al Vedanta non più mediato da Tommaso e una diversa lettura dell'ontologia shankariana che per lui era realista. Va detto che Moshanan poi ha avuto il coraggio, in piena epoca antimodernista, di non fare riferimento a Tommaso, perché lui difendeva una concezione della persona non sostanzialistica, ma la persona come comunione ontologica con l'alterità. E il concetto chiave che lui trasse da Gabriel Marzal è il concetto di coesse, no? La persona come coesse, come unione dell'insè con l'alterità. E poi lui non accettava l'idea di separare la natura dalla soprannatura, come facevano i tomisti, perché in questo modo si crea un solco, una distanza tra Dio e il mondo, tra Dio e l'uomo, non si capisce l'intreccio, la relazione. E si fondava molto sul concetto di unità. Lui è partito dal Parmene di Platone e poi ha riletto il concetto di uno parmenideo con il concetto paulino di pleroma. Dobbiamo arrivare all'unità, all'unità. Che poi ha riletto anche in chiave di pancristismo. Il cosmo è in Cristo, quindi tutto è Cristo. Vado un po' veloce. Lui, vi dico alcuni concetti di base, ha, diciamo, l'origine remota della sua indagine speculativa e critica nei confronti del Vedanta poggia in una lettura del cogito che venne elaborata negli anni 30-40 in Francia, soprattutto la Chasse Rey, quindi il cogito di Cartesio come coincidenza tra in sé e per sé. Questa è un po' la premessa. Questo cogito lui lo ha poi letto attraverso il coesse di Marcel, arrivando alla formulazione che l'essere è sempre comunque co-essere. E quindi non ha fatto altro poi che tradurre in termini indiani, in termini sanscriti, questa prospettiva, cercando di dimostrare che il Sat, cioè il concetto di essere indiano, l'ontologia indiana, non esiste se non come Samsat, come con essere, è un suo neologismo. Parimenti, il concetto di Eka, di uno, lui è letto come Sameka, quindi cercando anche poi una declinazione trinitaria. E poi anche l'Advaita, la famosa non dualità, unione con Dio, lui l'ha letta come Sam-Advaita. E in questo modo ha dato un taglio modalistico. Non è più l'unione con Dio sostanziale, ma è una modalità che è senza dualità, ma è un rapporto con Dio che è senza dualità. Poi lui ha cercato di dimostrare, di fare questa lettura del Vedanta attraverso il concetto di pienezza, perché secondo Moshanan l'essere, per essere autentico, deve essere pieno. Riprendendo il linguaggio personalista degli anni 30-40, anche esistenzialista, diceva che è necessario che il per sé sia riempito da un in sé, no? Perché ci sia l'essere c'è bisogno di una coscienza e di un contenuto di questa coscienza. E quindi in questo modo lui non faceva altro che rompere il monismo dell'antropologia indiana, la sua semplicità, perché dava una lettura dialettica dualista del monismo indiano. E l'essere per Moshanan era il coessere. C'è bisogno di un essere sui
quindi una realtà mia, che però deve essere collegata ad un essere art, no? Rivolta anche verso l'esterno, un'apertura, un'antropologia trascendentale verso l'assoluto. E quindi non faceva altro che fondare una concezione dell'uomo come comunione relazionale, come apertura verso l'alterità, e questa alterità verso l'altro era in primo luogo apertura verso Cristo. Tant'è vero che quella di Moshe non è neanche tanto un'antropologia teologica quanto un'antropologia cristologica. Chiudo dicendo che lui è veramente il fondatore di questa filosofia comparata con l'India, perché il suo messaggio, le sue intuizioni sono poi filtrate in Lesseau, in Griffith, in Panica, ed è molto importante questa prospettiva filosofica che apre percorsi nuovi, perché è un tema nuovo, è un tema veramente nuovo. La filosofia comparata, necessario quello che lui chiamava l'antropologia dello scambio, no? Il cristianesimo rileggerlo attraverso i testi indiani e viceversa. Bene, per quanto riguarda invece l'ecologia, spero che ne parleremo successivamente nel dibattito, c'è da dire che questi autori Moshaneh e Lesseau soprattutto, ma anche Griffith, hanno fatto molto riferimento a Teilhard de Chardin, perché il vero problema di fondo era l'idealismo. Bisognava recuperare la realtà del cosmo e l'importanza del cosmo, ok? E Teilhard de Chardin, che loro hanno poi avvicinato al tantrismo, consentiva di reggere il cosmo come spirito, o come Shakti, se preferisce, e questo spirito in evoluzione verso Dio. Ecco, a Piacenza, in questo convegno, in cui c'era anche Moltmann, questo teologo della speranza che negli ultimi anni si è molto dedicato all'ecologia, che in verità, insomma, voglio fare una critica, questi grandi nomi che vengono ai convegni, fanno la relazione, mezz'ora se ne vanno, non partecipano, non contribuiscono al dibattito, insomma, una cosa non mi è piaciuta, ma insomma, io ho cercato di dimostrare che una teologia dell'ecologia è possibile, attraverso Teilhard de Chardin, e però occorre un metodo nuovo che Flick e Alzeghi, due teologi della Gregoriana, hanno chiamato della comprensione oggettiva, che non parte più in primo luogo dalla Bibbia, perché ovviamente la Bibbia non parla direttamente di ecologia, ma parte prima dal contesto culturale contemporaneo, poi risale alla scrittura, o meglio al disegno generale della scrittura, e poi ritorna all'oggi per fare una sintesi. Ma insomma, di questo eventualmente ne parliamo nel dibattito, perché non voglio sforare i miei 20 minuti, e chiederei anche ai due miei relatori di restare nei 35-40 concordati. Chi vuole iniziare di voi due? Non so se è indifferente. Non so del programma chi era prima. Era Busacchio. Allora facciamo. Inizio con la piccola. Grazie. Ringrazio anch'io la Fondazione, e anche sono felice per tanti motivi, perché è una bella realtà questa, perché già da ieri ho visto che c'è un gruppo qua di ricercatori vivaci. Sono anche spaventato dal modo con cui dialogano, perché sono davvero espliciti e diretti, e questa è una buona cosa. La difficoltà sta nel riuscire a realizzare un lavoro con un grado riflessivo che sia utile e utilizzabile, riassumendo il buddismo, che è una costruzione estremamente eterogenea, però è anche per questo ringrazio, perché mi si offre l'opportunità di distaccarmi un po' dalla pratica che io faccio da quando ero adolescente. Sono felice anche di questo contesto, perché mia madre è cattolica, fervente praticante, e quindi l'interculturalità l'ho vissuta in casa e ne capisco i frutti. Anche devo dire che questa idea dell'India, per cui c'è stata una rilettura della cultura cristiana attraverso le scritture, la trovo un po' familiare, la considero familiare, perché tante cose del buddismo le ho comprese ritornando a riflettere sui motivi della cultura religiosa che ho appreso sin da piccolo in una chiave nuova. Bene, detto questo, diciamo che c'è un vantaggio però, che trattare, credo, ne possiamo discutere anche di questo, che trattare di ecologia è la via migliore per individuare una certa colleganza tra le diverse tradizioni del buddismo, quella della scuola indiana, tibetana, nepalese, cinese e giapponese, diciamo.
per riassumere così rapidamente, perché in realtà in ogni regione il buddismo ha assunto diverse tradizioni, però sul tema dell'ecologia si possono individuare degli elementi comuni e anche un comune elemento di contraddizione. Diciamo che se nella cultura orientale vi è una componente che avvicina le religioni anche al cristianesimo, è l'idea comune di un'intuizione, di un qualche momento iniziale puro dell'origine dell'umano, quindi un originale momento di purezza dell'umano, a cui sarebbe seguita una diversa progressiva degradazione di qualità, di spiritualità, diversamente interpretata. Anche ad esempio nell'esperienza di Krishna, così come viene raccontata, la sua giovinezza ariana persa nel materialismo, e però che poi viene salvato attraverso un percorso che è fatto di amore e di sacrificio. Oppure l'idea cristiana dell'Eden, oppure delle impressioni come le immagini della cerimonia nell'aria nel buddismo del Sutra dell'Otto, nel buddismo Mahayana, dipingono uno scenario in cui l'umanità e il cosmo stavano in una condizione di purezza iniziale, diciamo in qualche modo. Ora, non conosco il Corano abbastanza, ma credo che anche là, avendo un disegno di giustizia finale, legata sempre all'azione degli uomini, per cui è una sorta di purificazione anche rispetto alle colpe o responsabilità personali, anche lì ci sia un disegno originario di caduta, in qualche modo, se vogliamo dire così. Ora, questo è un elemento essenziale, perché la prima angolatura con cui il problema ecologico viene inquadrato nella tradizione della letteratura buddista è quindi quella cosmologica. Diciamo, il buddismo trae dalla tradizione sanscrita, dalla tradizione antica indiana, l'idea di kalpa e di costruzione cosmologica secondo il modello dell'articolazione dei kalpa. Ogni kalpa ha circa 900.000 anni, qua ci sono diverse datazioni, per cui la costruzione del cosmo sarebbe costituita un po' alla Nassimandro, da un momento di genesi iniziale, una fase di permanenza o di consolidamento, una fase di declino e di distruzione finale. Questa sorta di circolarità, in qualche modo, io mi sono anche puntato il frammento della Nassimandro, perché colpisce questo fatto, l'unico frammento articolato che si trova nel Diels, la racconta Diels Kranz dei presocratici, perché viene anche qua, nella intuizione filosofica della Grecia classica, presocratica, viene individuato un elemento morale, in qualche modo, in questo degrado del cosmo. Quindi c'è l'intreccio della condotta del vivente rispetto all'andamento della natura. E infatti nella Nassimandro si legge: principio delle cose che sono l'indefinito e di fattori da cui è la nascita per le cose che sono anche quelli in cui si risolve la loro estinzione secondo il dovuto, perché pagano l'una all'altra esse giusta pena ed ammenda della loro ingiustizia secondo la disposizione del tempo. Quindi in questo frammento viene detto che c'è una componente di ingiustizia che opera nel vivente e che in qualche modo è l'opera dall'interno del vivente di degrado del cosmo. E per cui tutti i fenomeni ecologici, inclusa l'emergenza ambientale che noi viviamo, in qualche modo dovrebbero essere inquadrati nella chiave del degrado spirituale del vivente. Ora, questa lettura di tipo cosmologico solleva problemi immensi che cercherò di inquadrare filosoficamente tra breve. Vorrei anche però fare una citazione più generale, generalista, della cultura indiana attraverso Tagore, Rabindranath, premio Nobel per la letteratura e poeta, che scrive un libro su sollecitazioni, insomma, delle sue amicizie intellettuali inglesi, che si intitola The Realization of Life, non so se sia tradotto in italiano, dove realizza una sintesi della concezione filosofica orientale, indiana, dell'India antica, e lui sostiene questa tesi in buona sostanza, che la cultura occidentale si è costruita sulla divisione e sulla urbanizzazione, e quindi il comando, la costruzione, l'artificio che si oppone alla natura, laddove la cultura indiana nasce dalle foreste, è una cultura dove si concepisce il rapporto dell'uomo col mondo come parte dei motivi che attraverso cui si valuta il grado di civilizzazione di un popolo. E la superiorità umana, secondo Tagore, nello spirito dell'India sarebbe, e che viene quindi assunto in qualche forma nel buddismo e anche nelle tradizioni, come anche nell'induismo, è superiorità nella capacità come vivente di contenere l'unità, di proteggere l'unità. Di conseguenza, la particolare declinazione del male nell'uomo si rivela in una particolare capacità di distruggere questa unità e quindi di operare contro. E quindi ancora, vedete, ancora in Tagore esiste questa idea della funzione dell'umano
nel quadro del cosmo come una funzione che ha rilevanza morale, nel bene e nel male. Per cui c'è un disegno cosmico di declino dell'universo e un disegno di responsabilità morale che non si capisce in che misura entra in questo disegno. Se il destino del cosmo, per cui il degrado di Kalpa è dovuto al degrado morale non per responsabilità morale, ma per il corso degli eventi, per cui nel tempo l'uomo degrada e il vivente degrada, e per cui si ha questa azione maligna dell'uomo, distruttiva dell'uomo. E questo lo vedremo bene dopo, possiamo anche discuterne, perché è una questione varia e anche complessa. Certo è però che in tutta la tradizione delle scritture buddiste, sia della tradizione cosiddetta Hinayana, cioè l'originaria, il buddismo antico, che le declinazioni successive, Mahayana, si costituisce questa corrispondenza tra la genesi e la distruzione della materia e la nascita e la morte del vivente. E tra il processo di nascita, crescita, costituzione, quindi declino e morte, è genesi, costituzione e declino e distruzione della materia. E in questa relazione, in qualche modo, l'elemento della spiritualità sarebbe la componente di responsabilità che entra in gioco. Ora, il principio di fondo che permette una comprensione di questo nesso in una chiave trasversale tra cosmologia, diciamo, è questa sorta di, se vogliamo, di antropologia di taglio morale, di antropologia morale, è la nozione di, una delle nozioni è la nozione di impermanenza, cioè l'idea che la caratteristica del vivente, la caratteristica costitutiva del vivente è l'impermanenza. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel ciclo di nascita e morte, la condizione che rende possibile l'apparizione della vita è proprio il principio della morte, nel senso che non negativo, per cui ma nel senso della shunyata, anche che è stata citata prima, di Nagarjuna, cioè di quella vacuità però carica di potenza espressiva, in qualche modo gravida come un grembo, questa è una metafora del cosmo secondo la tradizione buddista antica, per cui la morte è il momento in cui l'onda della vita individuale ritorna nel mare, nell'oceano della vita collettiva e poi riemerge come una nuova onda. E questo shunyata, questo ku, come dicono anche i giapponesi, questa dimensione del nulla, del niente, invece un niente gravido. Ora, l'impermanenza è quella condizione per cui, in qualche forma, il processo di distruzione in realtà è la condizione dell'apparenza. Quindi le forze che sono in opera nel mio organismo sono forze contrarie tra di loro, e quindi c'è già il principio della distruzione nella mia vita, ma in questo momento io sono qua e sono vivo perché quelle progressive, produttive, quelle orientate alla vita, in qualche modo ancora prevalgono. Se per qualche motivo, cioè il termine esistenza, queste cose vengono meno, compare l'esperienza della morte, che è un ritiro quindi alla shunyata, alla dimensione del Q, in qualche modo. Allora così accade anche nel cosmo. Questo vuol dire che i cicli di distruzione non sono la fine del mondo, tengo a mettere in rilievo questo fatto perché molti interpretano in chiave diversa, interpretano in chiave millenaristica, se posso dire così, questa interpretazione negativa del buddismo, dove però il negativo è carico di questo elemento di rigenerazione. Per cui il vivente passa, diciamo, di generazione in generazione per rendere possibile la vita. Però dentro questa possibilità della trasmissione nella vita c'è la corruzione, c'è l'elemento della distruzione. Ora, detto questo, desta una certa impressione leggere alcuni sutra come il cosiddetto sutra della luce dorata, che in giapponese è Konkon Myōkyō, in cui si descrive, è un sutra dei primi Mahayana, quindi secondo secolo, terzo secolo dopo Cristo circa, con diverse traduzioni, in cui si descrive l'epoca futura, cioè quest'epoca, quindi a distanza di oltre un millennio, perché inquadra uno scenario invece che dà l'idea del degrado profondo dell'umano, quindi non di una sorta di armonia nella fine, diciamo, tra il progressivo e la progressiva fine del kalpa di distruzione di un ciclo cosmico e la fine di un ciclo di esistenza o di esperienza di un popolo, ad esempio. Viene detto così, infatti, neppure una singola persona dell'intera popolazione avrà un cuore virtuoso. Non vi sarà altro che costrizione e schiavitù, uccisione, ferimenti, ira e conflitti. Le persone si calunnieranno oppure si adoleranno ignobilmente a vicenda, distorcendo le leggi per colpire gli innocenti.
La pestilenza dilagheranno, appariranno molte comete, due soli sorgeranno l'uno accanto all'altro e le crisi si susseguiranno con insolita frequenza. Arcobaleni bianchi e neri, forieri di sventure, attraverseranno il cielo. Le stelle cadranno, la terra si scuoterà e dalle voragini proverranno sinistri rumori. Piogge torrenziali e venti di inaudita violenza arriveranno fuori stagione. Vi sarà una costante carestia e i cereali e la frutta non matureranno. Predoni provenienti da molte altre regioni invaderanno e saccheggeranno il paese. La gente soffrirà ogni sorta di tribolazione. Non vi sarà luogo dove vivere al sicuro. Come vedete, è una descrizione impressionante, anche molto più drammatica di quella che viene descritta oggi nei peggiori posti del mondo, nei posti dove si soffre e queste cose sembrano molto vicine, insomma. Cioè, qui viene descritto in questo sutra una sorta di destino finale dell'umanità, destino degli esseri, di tutti gli esseri. È come se in questo disegno di ciclo di ricomposizione del cosmo il sutra, nei fatti, al di là della teoria, descrivesse invece una condizione di fine del vivente, di fine brutale del vivente, dove c'è il trionfo del male, dove non c'è speranza quindi per il riavvio di un cammino progressivo, cioè quindi come si è da intendere questo potenziale di Shunyata, questo potenziale di Ku, se non c'è il principio di vita entro questo processo di, diciamo, di distruzione. Ora, secondo una certa tradizione che viene dalla scuola Mahayana cinese, Qi Yin, conosciuto anche come Tian Tai, dal nome del monte dove fu, e probabilmente si conoscono entrambe, gli esperti conoscono entrambe le diciture, monte in Cina, dove lui coltivò i suoi studi, autore di un'opera che medita il Sutra del Loto, uno degli ultimi insegnamenti Mahayana. Bene, Tian Tai, lo chiamiamo così qui, che riprende altri due sutra, oltre il Sutra del Loto. Uno si chiama Sutra della Grande Raccolta, Coevo quasi, dove ancora si legge: le quattro direzioni saranno colpite dalla siccità, le quattro direzioni quindi da ogni parte, e appariranno continuamente presagi di sventura. Quindi ancora il cosmo risponde alla condotta immorale dei viventi, diciamo in particolare dell'umano. Ebbene, Tian Tai commenta così: poiché la collera cresce in intensità, si verificano le lotte armate. Poiché l'avidità aumenta di intensità, sorge la carestia. Poiché la stupidità aumenta di intensità, scoppiano le epidemie. E poiché insorgono queste tre calamità, le illusioni e i desideri crescono di numero e diventano sempre più potenti, e le false visioni fioriscono più che mai. Così vedete che dalla collera, dice Tian Tai, dalla collera sorge la guerra, dall'avidità la carestia e dalla stupidità l'epidemia. Cioè il problema del declino del mondo è il cuore umano, quindi. Questa è la lettura che da Tian Tai. La condotta collerica del vivente porta al conflitto e quindi alla guerra. Guerra si intende in senso generale, non solo tra i popoli, guerra anche contro la natura, ad esempio. E l'avidità genera questa condizione di carestia, cioè c'è un nesso profondo tra l'atteggiamento, quindi la volontà di possesso dell'umano, e la risposta della natura che si ritrae da questa volontà di distruzione della natura sotto questi desideri dettati dall'illusione. E la stupidità genera l'epidemia. Quindi il degrado del mondo è determinato non da un ciclo del cosmo come necessità, secondo delle colpe, secondo la duke di cui parlavano i greci, cioè l'andamento della giustizia, per cui giustizia destino, per cui le cose procedono, no? È proprio la condotta secondo questa linea di pensiero. Allora, qua si dice in sostanza che i disastri naturali e la gravità della situazione dell'emergenza ambientale ha una diretta connessione con la natura di queste cose che sono dette i tre veleni, cioè veleni di avidità, collera e stupidità. Avidità, collera e stupidità sono quei veleni che impediscono all'umano di rivelare il sacro, cioè di percepire il sacro del vivente, e per cui, per effetto di questa illusione sul sacro, si offende la vita. E l'offesa nella vita produce un danno nella natura, che vale anche come di ritorno, anche come offesa appunto sulla vita. Ora,
Tiantai è tra i primi che riprende un'antica tradizione della cultura indiana, mitologica, della figura di Indra, generando questa nozione di Indrajala, rete di Indra. Nel palazzo di Indra esiste questa rete che abbellisce, perché ogni angolo, ogni incrocio della rete vi è un gioiello incastonato, e ogni gioiello brilla illuminandosi della luce riflessa dei gioielli dei vicini, nell'incontro dei punti più vicini della rete. Questa è una metafora, diciamo, che compare in diverse scritture per rappresentare l'interdipendenza del vivente, per cui la bellezza dell'umano, ad esempio, si esprime nella capacità dell'umano di soccorrere l'altro e di riconoscere l'altro, e da questa capacità l'umano stesso in prima persona ne trae gioia, questa gioia viene riflessa in questa bellezza dello spirito, diciamo. Ora, questa rete di Indra fa sì che, se la rete è tirata verso l'alto dello spirituale, diciamo, tutto il mondo ne trae giovamento. Se invece la rete è tirata verso il basso, cioè se i veleni che operano tendono a incrementare la collera, a incrementare l'avidità, a incrementare la stupidità, ne pagano i viventi. Ne pagano i viventi, si intende, quelli con cui esiste una relazione karmica, questo dice il buddismo. Quindi può essere un popolo trascinato in guerra, perché la collera di chi comanda e anche la collera legata al tempo ha generato quel punto di soglia per cui il conflitto è inevitabile, oppure l'epidemia se domina la stupidità, per cui in qualche modo la rete è stata tirata ancora una volta verso l'illusione. Ora, detto questo, possiamo trarre quindi una concezione bifronte sulla questione dell'ecologia, traendolo da questi scritti, da questo gruppo di riferimenti del buddismo tra Hinayana e Mahayana, che a fronte della apparente indicazione del destino distruttivo del cosmo dovuto alla concezione della cosmologia buddista, in realtà questa una certa tradizione che fa capo appunto alla scuola cinese del Mahayana e poi si è diffusa anche in altre tradizioni come in Giappone, la lettura viene data ancora andando sull'umano e in particolare sulla nozione di spirito, di spirito dell'uomo, di cuore umano, per cui si può dire che è vero che c'è un movimento nei kalpa per cui si degrada il cosmo, ma è vero anche che si può formulare così la concezione ecologica del buddismo Mahayana della scuola cinese: se il cuore dell'uomo non cambia, la terra è condannata. Quindi il problema del degrado del mondo e del degrado, diciamo, dell'ambiente è legato alla natura del cuore umano. Ora, nel buddismo giapponese si traduce la nozione di cuore con due termini, kokoro e shinden, o shinjin e kokorozashi. Kokoro vuol dire cuore e mente, e shin vuol dire direzione della mente o direzione del cuore, shinjin. Quindi si può dire, se la direzione del cuore e della mente degli uomini non cambia, la terra è condannata. Ora, effettivamente, dagli sviluppi più recenti del buddismo viene fuori che questa antica dottrina detta delle cinque impurità, adesso io mi soffermo brevemente, poi se vogliamo nel dibattito approfondiamo, delle cinque impurità, una delle quali è l'impurità della mente e l'altra è l'impurità del tempo, fa sì che questa idea di Shinjin, cioè direzione della mente, si intenda la filosofia abbracciata nel tempo. Allora, quando un popolo degrada è perché si è creata una direzione della mente di un popolo, una direzione dovuta al karma, alla relazione karmica, per cui l'intero popolo si orienta verso una certa visione della vita. Ora, tra i più moderni, diciamo, vi è una linea concorde nel riconoscere che questo degrado verso il negativo della Shinjin dei popoli della Terra può essere detta razionalizzazione del mondo. Quindi il degrado negativo sta nella razionalizzazione del mondo. Questo è un elemento. Ora, diciamo, possiamo approfondire gli elementi dottrinali connessi. Accanto al discorso dell'Indrajala vi è questo altro elemento che è emerso, che accomuna le diverse concezioni buddiste anche ad altre religioni, felicemente, e cioè quello della sacralità innata e dignità innata della vita. Sacralità innata e dignità innata della vita. E qui sorgono un bel po' di problemi che voglio mettere a fuoco, perché mi interessa anche sentire la vostra opinione al proposito, e anche perché sono molto attuali. Sacralità innata e dignità innata della vita.
Per cui c'è un'interrelazione del vivente, c'è una condizione di sacralità innata, quella origine pura iniziale. Ora, la direzione negativa della Shingen verso la razionalizzazione del mondo sarebbe quindi una tendenza verso la negazione della sacralità della vita, o il disconoscimento della sacralità della vita, e il disconoscimento nei fatti, al di là delle parole, della dignità della vita. Ora, essendo che vi è questo concetto, il collega Triani ha citato un'espressione molto bella, che è Advaita, no? Il principio di dualità nell'unità. I giapponesi utilizzano il concetto, nel buddismo giapponese si usa il concetto funi, che vuol dire due, nini funi, vuol dire due ma non due. E il principio è esho funi, e ho vuol dire individuo, shoho vuol dire ambiente o natura, funi, esho funi, individuo ambiente, due ma non due. È il principio per cui si rende l'idea che il sacro del vivente in qualche modo rende sacra la terra, e anche che la condizione dell'offesa alla dignità del vivente in qualche modo ha implicazioni sulla terra, e viceversa. Cioè, la distruzione dell'ambiente è un'offesa per l'umano. Questa concezione dell'interconnessione del vivente con la natura e con l'ambiente fa sì che il problema dei diritti umani diventa anche un problema dei diritti della terra. E il problema dei diritti della terra, che è un problema recente, qua voglio portare questa attenzione, proprio spero anche che susciti discussione nel dibattito, solleva la questione dei diritti della terra, perché qui si annidano i problemi e cerco di arrivarci rapidamente. Io sostengo la tesi, diciamo, da un po' di tempo, proprio per la grave emergenza in cui ci troviamo, che si debba mettere tra parentesi nella discussione interculturale, interreligiosa, della nozione di sacro, perché se le religioni vogliono offrire una prospettiva costruttiva verso la questione dell'emergenza ambientale, devono individuare nozioni che siano utilizzabili in un contesto sociale in cui la forte secolarizzazione impedisce la comprensione / utilizzo di concetti che sembrano estranei. Per cui dire rispetta la terra perché è sacra e rispetta la terra perché ha dei diritti, sono due gruppi di argomenti molto diversi tra di loro. Il buddismo li supporta entrambi, ma sull'idea dei diritti della terra anche qua si apre un ordine abbastanza discutibile. Per inquadrare storicamente quello che dove voglio arrivare, diciamo, e per renderlo anche applicabile, faccio riferimento al summit di Stoccolma, che fu del 72, che lanciò la questione dell'emergenza ambientale a partire dagli anni 70. Nel 92 ci fu il confronto, il summit di Rio de Janeiro, dove fu lanciato questo grande progetto della Carta dei diritti della Terra, dove si riunirono diverse tradizioni, diverse scuole, e dove fu generata una cosa straordinaria, resa pubblica nel 2000, che è la Carta dei diritti della Terra. Vi partecipò anche diversi gruppi di diverse tradizioni religiose, la Fondazione Gorbaciov, tra cui Nobel, quindi. Gorbaciov fa riferimento alla tradizione di scuola filosofico-cristiana, posso forse dire così. E per cui questa carta, straordinaria carta, fu presentata nel 2000. Ora, la carta della terra, che è una carta analoga alla carta dei diritti umani, una dichiarazione dei diritti ed è una pietra miliare dell'ecologia e dell'ecologismo, oltre a riassumere prospettive religiose molto diverse tra di loro, è un'operazione molto difficile e anche ancora molto instabile, se posso esprimermi così, diciamo. Instabile almeno non sul piano etico, ovviamente, non c'è nessuno che contesta la... magari anzi la si deve promuovere nella diffusione, nella conoscenza, e anche distinguerla dal contesto delle mode, perché oggi c'è la moltiplicazione delle carte dei diritti, ci sono anche la carta dei diritti dei robot, è stata inventata, per cui anche dei giocattoli, qualcuno mi ha detto, un giurista. Ora qua non siamo a questo livello, però continua a essere una cosa che si ignora, il discorso della carta dei diritti. Però qual è il fondamento? Allora, uno dei maestri fondatori, uno dei docenti fondatori del Vermont, Stephen Rockefeller, lui scrive così: il cuore della carta della terra è un'etica di rispetto e cura per la comunità della vita. L'idea generale di quest'etica è posta nei primi due principi: rispetta la terra e la vita in tutta la sua diversità,
è prenditi cura della comunità della vita con comprensione, compassione e amore. Tutti gli altri principi della Carta della Terra seguono da questo. Dunque la Carta della Terra è un documento etico, e però pone un problema, perché vedete che la formulazione è nel modello kantiano degli imperativi, ma rispetta perché? Perché rispettare? E qui il discorso filosofico-giuridico si apre oltre al tema del sacro che accennavo prima. Io ebbi una discussione con Giuliano Pontara, che probabilmente qualcuno di voi conosce, che è un esperto di studi sulla pace, ha aiutato noi, l'Istituto Buddista, a realizzare una mostra sui diritti umani nel 2000, e ci fu una polemica perché uno dei grandi argomenti che vengono sostenuti per bypassare, scusate il termine, bypassare, un brutto neologismo, ma rende l'idea, aggirare l'ostacolo della nozione di sacralità è quello di fare riferimento alle generazioni future. Esiste anche una carta dei diritti delle generazioni future. E quindi non rispettare la terra perché è sacra, che crea problemi, perché tanta gente non riconosce questa dimensione di sacralità, ma rispetta la terra perché ne hanno il diritto le generazioni future. Quindi c'è una via, si segue una via anziché religiosa, una via giuridico-etico-normativa.